È arrivata alla fine la delibera sull'apertura della zona traffico limitato ai fiorentini e sulla sosta in centro per aiutare il commercio alle prese con la crisi da Covid-19, ma sono scomparsi i parcheggi a pagamento per non residenti in piazza Strozzi e piazza Ognissanti. Sono arrivati 1.500 posti nei garage privati a prezzi scontati, una novità maturata dopo la riunione via telefono di giovedì sera con i garagisti, motivata con l'intesa con le auto rimesse presenti dentro la zona traffico limitato, ma dovuta anche ai dubbi e a qualche resistenza sull'opportunità di parcheggi in due piazze così storiche come nel caso di Ognissanti, ma c'è anche il problema della sicurezza del consolato francese. Sono scomparse anche le staffe, i percorsi obbligati, cioè per arrivare alle due piazze, quindi dalle porte telematiche spente alle ore 16 in Lungarno Vespucci, Ponte Vespucci e via della Scala Santa Caterina da Siena si potrà liberamente circolare per la zona a traffico limitato per andare a parcheggiare nei garage a prezzo scontato. Resta invece Piazza del Carmine aperta a 36 posti, sosta riservata ai residenti e anche in questo caso serviranno controlli serrati dei vigili per assicurare il rispetto della delibera che scatterà il 28 agosto e durerà fino al 30 settembre con possibile proroga al 31 ottobre. L'apertura anticipata della zona traffico limitata a due porte su 19 e i 1.500 posti auto a basso costo servono per facilitare l'accesso al centro storico in una fase delicata per la vita cittadina e per le attività economiche, per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini, spiegano da Palazzo Vecchio. I due varchi saranno aperti dalle ore 16, dal lunedì al venerdì.